Io dono perché ora più che mai ogni piccolo gesto può fare la differenza. Io dono, perché se è vero che ogni Stato democratico ha il dovere a far star bene i propri cittadini, in questo momento di grave crisi ognuno di noi ha il dovere e il diritto di far ciò che è nelle proprie possibilità per far star bene chi ne ha più bisogno. Dono anche tu, quindi, per generi alimentari e presidi medici. Io dono Io insieme dono per la perché mi sento comunità. È partecipe così dello che gli sforzo studenti che del la liceo scuola classico italiana sta musicale Petrarca di Arezzo, attraverso l'associazione Amici di Alice, hanno creato una vera e propria catena di solidarietà Noi e doniamo sostegno in perché piena vogliamo emergenza restare grandi. coronavirus. Io dono perché mi sento partecipe dello sforzo che il nostro paese sta facendo in questo momento così drammatico. Non dobbiamo abbandonare nessuno, per questo io dono. È nata cercando di prendere da questa brutta esperienza qualcosa di positivo, cioè di far crescere nei ragazzi un senso di comunità che già è stato messo, come dire, in pratica, dovendosi sacrificare nel rinunciare a tante loro libertà, all'andare a scuola e quindi ad assumere degli atteggiamenti non utili a loro stessi, ma appunto a una comunità intera. E allora abbiamo pensato perché non fare anche un altro passo e quindi pensare a quelli che in questa circostanza hanno dei disagi ancora più importanti dei nostri. È stata Dono perché è infatti un attivata dovere, una perché raccolta fondi al fine di devolvere il importante ricavato che voglia attraverso il fare, comune di perché è Arezzo per fondamentale l'acquisto di sussidi per alimentari tutta e la nostra presidi comunità. medici. Prendersi cura degli altri. In vari modi, questa esperienza ci ha messo nella condizione di farlo in tanti modi diversi e noi questo che cerchiamo di stimolare nei ragazzi, tanti modi diversi per essere vicini anche nella distanza, appunto, anche dalle proprie case a chi in questo momento ha più bisogno di noi. Si sente anche più vicini, più responsabili, veramente anche più adulti, forse a vedere di dare una mano, non solamente magari nel versare, che è qualcosa che forse dobbiamo più chiedere alle nostre famiglie, ma proprio anche nel video che è stato fatto, nel mettersi in gioco e fare un video per invitare anche chi come noi, o tutti che vedono questo video, a impegnarsi come noi stiamo facendo, insomma, quindi è qualcosa che accolge in maniera effettivamente positiva. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere. Se scelto con giudizio, è dato con amore. Kafka. Io dono con il cuore.